Grazie Presidente. Innanzitutto una parola per i consiglieri d'opposizione, un complimento perché vedo che con grande abilità sono riusciti a far osservare per tutte le voci di spesa di questo bilancio cosa non va, cosa è sbagliato. Gli faccio i complimenti perché insomma essere dei tutt'ologi non è facile e ecco, io stesso effettivamente mi sono concentrato solo su una piccola parte del bilancio e mi sono dovuto impegnare, ho fatto nottate insieme ai consiglieri d'opposizione per cercare di controllare cosa, di maggioranza, scusate, cosa, andava bene, cosa no. E insomma, quindi invece loro vedo che con grande abilità sono in grado di dire che tutto è fatto male, quindi innanzitutto complimenti per questa grande capacità. Poi per quanto riguarda mi soffermo quindi sul bilancio dello sport e innanzitutto un ringraziamento vero stavolta ai consiglieri di maggioranza, alla giunta per aver io commenterò il bilancio ovviamente dopo emendato, diciamo così, perché abbiamo tutti insieme evitato una situazione che sarebbe stata imbarazzante, ovvero un bilancio della direzione sport con entrate superiori alle uscite, quindi sostanzialmente avremmo avuto un contributo netto al servizio sportivo negativo. Naturalmente non sarà così e quindi grazie a tutti, al presidente del gruppo Paolo Ferrara, al presidente dell'Assemblea Capitolina per aver segnalato questo sarebbe stato effettivamente un errore, un vero e proprio errore. E passo quindi a commentare rapidissimamente quelle che sono le caratteristiche del bilancio riferito al Dipartimento Sport. E comincio dalla ciliegina sulla torta, ovvero quello che è previsto come contributo alle manifestazioni sportive. E faccio l'esempio di uno dei grandi eventi che per la prima volta dopo non so quanti anni, più di 10 forse, si farà a Roma, ovvero l'ultima tappa del Giro d'Italia. Come sapete è un evento importantissimo che crea indotto di milioni di euro. Chi verrà ad assistere alla tappa comprerà i biglietti dell'autobus per muoversi, pagherà la tassa di soggiorno e quindi porterà ricchezza alla città, oltre naturalmente a promuoverne l'immagine a livello internazionale, in quanto questo è davvero un caso forse unico. L'ultima tappa sarà Roma-Roma, ovvero si partirà da Roma e si arriverà da Roma. Ogni centimetro di questo evento, che sarà trasmesso in centinaia di paesi del mondo, offrirà al mondo l'immagine di una delle città più belle del nostro pianeta. E quindi ecco, i contributi che in passato venivano dati non attraverso dei bandi pubblici che abbiamo reintrodotto grazie all'assessore Frongia, ma tramite assegnazioni dirette che avvenivano tramite determine firmate dagli assessori, oggi avvengono con trasparenza. E quindi questa è una delle voci del bilancio sportivo che approveremo. La seconda riguarda le spese per la vigilanza, custodia e guardiania degli impianti. E anche qui faccio un esempio per chiarire, ad esempio lo stadio Flaminio. Come probabilmente sapete, lo stadio attualmente non è utilizzato, quindi necessita di essere custodito per evitare di assistere a scene che effettivamente anche nel recente passato ci sono stati, ovvero occupazioni, chi entra, va, ruba cose, rompe, ne rompe delle altre. Abbiamo previsto quindi per la prima volta, grazie alla capacità di riuscire a programmare quelli che sono i nostri bisogni, abbiamo aumentato di molto lo stanziamento nella vigilanza e custodia degli impianti sportivi. Ecco, e io capisco che in passato si sia dato poco peso a questa voce, perché quando uno si trova di fronte a un problema che disperatamente non sa come affrontare, effettivamente non lo affronta. E quindi in passato questo è avvenuto. Non era dato particolare importanza a questa voce perché non sapendo come programmare la vigilanza di determinati impianti attualmente senza concessioni, in passato si è alzato le mani e si è lasciato purtroppo
deperire quello che è patrimonio pubblico, lo ricordo, al di là di chi fa sport o meno, si tratta di patrimonio pubblico indisponibile che va tutelato. Infine, l'ultima voce sulla quale vorrei soffermarmi è quella riguardante progettazioni, collaudi e commissioni. E a cosa servirà questo stanziamento? Che è collegato tra l'altro a un emendamento al DUP, servirà finalmente a fare le gare per l'assegnazione degli impianti sportivi. Una delle prime delibere che approveremo qui in aula subito dopo il bilancio sarà quella relativa al nuovo regolamento per gli impianti sportivi comunali, grazie al quale appunto saremo finalmente in grado, dopo oltre 11 anni, di avere delle regole comunali allineate con quelle nazionali e quindi riusciremo a fare le gare. Abbiamo bisogno di un aiuto esterno per quanto riguarda appunto le progettazioni con l'Audi, perché ai noi nessuno si era mai posto il problema di fare le gare e abbiamo ricevuto quindi in eredità un dipartimento, una direzione sport dove un ufficio gare non esisteva. Perché? Perché come ho spiegato, il meccanismo dell'attuale regolamento prevedeva sostanzialmente delle concessioni infinite, quindi questa amministrazione non ha mai avuto il problema di dover fare gare perché sostanzialmente non erano proprio previste. E approfitto per citare qualche numero e poi concludo. All'inizio, a metà del 2013, quando quindi il Alemanno terminò il suo mandato, ci ha lasciato con 16 concessioni scadute. Lo dico anche a Fabrizio Ghera, che solitamente ci parla della gestione di Alemanno come un'era perfetta, bellissima, tutto funzionava. In realtà ci hanno lasciato con 16 impianti con concessioni scadute e un ufficio gare appunto inesistente e un regolamento naturalmente non aggiornato. Cochi tentò forse l'ultimo giorno di approvare il regolamento dopo 5 anni durante i quali non aveva fatto niente, però non ci riuscì. Ci tentò anche Masini, quindi passiamo adesso invece alla gestione più recente, Marino, e nemmeno lui ci riuscì e lasciò la città. Il risultato fu passare da 16 concessioni scadute a 36. Quindi noi abbiamo raccolto questa eredità, diciamo che non vogliamo continuare a parlare sempre del passato, però effettivamente questi numeri vanno compresi e bisogna capire che poi per risolvere i problemi c'è anche bisogno di tempo. Quindi siamo arrivati al giugno 2016 con un regolamento che nei 3 anni successivi nemmeno il Marino, i suoi assessori, i suoi consiglieri sono riusciti ad aggiornare e appunto hanno portato il saldo delle concessioni scadute a 36. Ora, quindi, finalmente avremo un nuovo regolamento, finalmente avremo delle gare e ricordo che l'anno scorso la consigliera Baglio disse che il bilancio non stavamo approvando un bilancio senza anima. E quelle parole me le ricordo bene e oggi le voglio riprendere, perché finalmente con orgoglio possiamo dire che stiamo per approvare un bilancio che ha un'anima, un bilancio che ha un cuore e ha finalmente una speranza. La speranza di riuscire a sistemare tante cose che abbiamo trovato in condizioni disperate, perché effettivamente ecco, l'anno scorso io e Daniele Frongia eravamo sì disperati, quindi nella stessa disperazione che hanno vissuto i presidenti di commissione e gli assessori che ci hanno preceduto. Oggi non lo siamo più e quindi con orgoglio ci apprestiamo ad approvare entro la fine dell'anno, possibilmente anche entro prima di Natale, il progetto di bilancio per il 2018-2020. Grazie.